Un saluto a tutti voi, sono Lorenzo Colangeli, come tutti i fine settimana parleremo di rugby e parleremo di quello che è avvenuto la settimana scorsa e di quello che accadrà in questo weekend che arriverà a breve. Ringrazio il circuito RDA Radio, circuito radio Spreaker.com, sempre per lo spazio che mi concede. Ringrazio tutti voi che mi ascoltate numerosi e che spesso mi scrivete, mi chiedete delle informazioni inerenti a tutto quello che è il mondo del rugby italiano. Allora, andiamo a parlare della nostra nazionale femminile. Partiamo subito con lei perché si aspettava il secondo turno del torneo delle selezioni femminili. La nostra nazionale azzurra andava in Irlanda a sfidare la nazionale irlandese dopo la brutta sconfitta contro la nazionale inglese. E le aspettative, come io ho detto nella puntata precedente, erano delle aspettative abbastanza buone perché la nostra nazionale, anche se aveva perso con un punteggio abbastanza elevato, aveva dimostrato per larghi tratti del primo tempo, soprattutto, ma anche un po' nel primo e nel secondo tempo, che comunque il gioco era, diciamo, abbastanza buono, era abbastanza propositivo e che la difficoltà, soprattutto di espressione, di contrasto fisico alle guardie degli inglesi, era talmente elevata che purtroppo aveva, diciamo, reso un po' sterile questi attacchi e questo gioco italiano. Fatto sta che la nostra nazionale azzurra invece ha incontrato una nazionale irlandese abbastanza con spavalderia e ha gestito abbastanza bene la partita, in quanto non solo è riuscita in maniera corale a confrontarsi contro la nazione irlandese, andando poi a limitare tutte le varie, diciamo, azioni di attacco dell'Irlanda, ma ha anche dimostrato in fase difensiva un avanzamento, una pressione tale che ha messo in difficoltà anche la costruzione del gioco degli irlandesi, ma anche e soprattutto nel breakdown è riuscita a mantenere quel possesso numerose volte sui punti di incontro per avere poi molte possibilità di avanzamento e diciamo, per arrivare poi alle mete che ha dimostrato che ha fatto. Fatto sta che la nazionale azzurra arriva a una vittoria 27-21, per la prima volta in assoluto in un torneo delle selezioni, e non solo, ma dimostra, ripeto, di nuovo questa solidità e questo gioco abbastanza intenso che ci fa sperare soprattutto per il prosieguo del torneo. 5 punti d'oro, ripeto, un buon risultato, diciamo che sono abbastanza rimasto soddisfatto come loro sono rimasti soddisfatti tutti i miei appassionati che hanno seguito la nostra nazionale azzurra. Per quanto riguarda invece le franchigie federali, avevamo il ritorno della giornata del United Rugby Championships e vedeva praticamente sia le Zebre di Parma e sia il Treviso sfidare rispettivamente le Zebre in Galles contro i Dragons e il Treviso in casa contro Connacht. Partite molto importanti perché vedevano i Dragons e le Zebre che erano nell'ultimo posto in classifica, uno scontro diretto per evitare l'ultimo posto, ripeto, di questo campionato. E il Treviso sfidare una diretta concorrente per l'ingresso ai playoff come gli irlandesi del Connacht. Due le partite sono state belle, anche se purtroppo una ci ha dato un esito positivo, quella vittoria dei Treviso contro il Connacht per 18-14, una partita tiratissima, sempre mantenuta diciamo, in equilibrio totale, dove il Treviso, secondo me, in determinati momenti soprattutto non è riuscito a contrastare un gioco un po' al piede del Connacht, che lui metteva sempre in difficoltà diciamo, i ragazzi del Treviso, per poi arrivare negli ultimi 10 minuti, 7, diciamo 10 minuti, in una situazione fisica, secondo me, migliore. È una situazione che ha permesso poi nei breakdown di mantenere, ripeto, di mantenere il possesso di palla e di dimostrare in varie diciamo, seguenti punti di incontro e fasi di gioco di arrivare sempre, diciamo, di arrivare abbastanza vicino alla meta e per poi sfruttare l'ultima azione, quasi l'ultima azione della gara per andare a meta e vincere questa partita per 18-14. Una vittoria, secondo me, meritata, ma anche una vittoria che comunque dà la possibilità, la speranza veramente di centrare l'obiettivo del Treviso, che è quello di arrivare ai playoff di questo torneo. Per quanto riguarda i Dragons, per quanto riguarda invece le Zebre, purtroppo una sconfitta per 20-12, per 20-13, che purtroppo diciamo, permette alle Zebre di conquistare un punto di bonus difensivo, ma
uscire dal campo dei Dragons con una sconfitta amara per me, perché per tre quarti della gara le Zebre sono state sempre in avanti di punteggio, ma non solo, ma avevano anche dimostrato tutto nel primo tempo di avere una situazione di controllo della gara, non permettendo mai ai gallesi di arrivare nei primi 10 nei 10 metri del punto, diciamo, di meta. Fatto sta che però poi negli ultimi 10 minuti della gara, secondo me un po' una forma di stanchezza, un po' una forma di non concentrazione e anche di forma di indisciplina, ha permesso un mantenimento del possesso di palla ai Dragons maggiore e purtroppo con una meta e con una dimostrazione forse un po' più di superiorità in questi ultimi minuti, i Dragons hanno portato a casa la vittoria per dandogli poi quei quattro punti che hanno permesso di recuperare e di arrivare allo stesso punteggio in classifica delle Zebre. Ripeto, dispiace perché forse secondo me con un po' più attenzione, soprattutto nei minuti finali, le Zebre avrebbero secondo me potuto arrivare alla vittoria anche in maniera meritata. Ora invece le due franchigie federali si fermano per il torneo United Rugby Champions e riprendono invece per quanto riguarda i quarti di finale, gli ottavi di finale della Coppa Europa, Europe Championships Cup, che li vede tutte e due sfidare delle franchigie sudafricane. La prima, il Treviso, che giocherà in casa perché è arrivata prima del suo girone alle 18:30 il 6 aprile, i sudafricani dei Lions, mentre le Zebre il 7 di aprile, domenica 7 aprile alle ore 16, sfideranno invece in Sudafrica la selezione degli Shark. Allora, diciamo che sulla carta, per quanto riguarda quello che hanno dimostrato le due franchigie sudafricane nel torneo di Rugby Champions, cioè nelle partite che hanno svolto nelle qualificazioni della Coppa Europa, non sono così, diciamo, difficili da battere. Anzi, secondo me, forse Treviso ha più possibilità delle Zebre, perché gioca in casa, di superare la franchigia dei Lions, ma anche le stesse Zebre, anche giocando fuori casa, secondo me potrebbero dare filo da torcere ai sudafricani. Ovviamente c'è il fattore campo e il fattore, diciamo, casalingo, che può dare e darà sicuramente un po' più di sicurezza e un po' più di verve alla squadra sudafricana. Tutte e due le partite purtroppo non potranno essere viste su piattaforme televisive normali, ma dovranno essere viste tramite la piattaforma televisiva della Europe Organization Rugby. E ripeto, Treviso alle 18:30 il 6 aprile, sabato, e invece le Zebre fuori casa contro gli Shark in Sudafrica a domenica 7 aprile alle ore 16. Riprende anche il campionato Serie A d'Elite, che ha visto la settimana scorsa una domenica di riposo. Riprende con delle gare, diciamo, abbastanza importanti, ma non così importanti in quanto le prime del campionato. Giocheranno in casa, per Padova giocherà contro Piacenza il 7 di aprile e il Viadana andrà a giocare fuori casa a Vicenza sempre il 7 di aprile, domenica, mentre la partita forse un po' più elevata dal punto di vista del posizionamento del campionato, Reggio Emilia gioca in casa il 6 di aprile contro il Rovigo, che è primo in classifica. L'altra gara che potrà essere vista in diretta televisiva su Rai Sport alle ore 14:30 è il 6 di aprile, sabato, il Mogliano ospita i Fiamme Oro. Un Mogliano che con la vittoria eventualmente contro Fiamme Oro potrebbe scavalcare in classifica il Piacenza, che la vede là a combattere per evitare la retrocessione. Il Viadana, ripeto, gioca fuori casa contro il Vicenza, ma non
non credo che avrà problemi per diciamo, raggiungere l'obiettivo della vittoria, e il Padova ugualmente giocherà in casa contro un Piacenza che, anche se nell'ultima giornata disputata, ha fatto una bella vittoria nella partita contro Reggio Emilia, non è detto però che possa bissare in casa del Padova, che sulla carta è nettamente superiore. Detto questo, io vi ringrazio, vi auguro un buon fine settimana e vi invito a vedere sia la partita di Mogliano contro le Fiamme Oro su Rai Sport alle ore 14:30 il 6 di aprile, e eventualmente, se volete, potete vedere le partite di Treviso e delle Scià e delle Zebre, ripeto, sulla piattaforma streaming dell'organizzazione europea della Coppa Europa, che disputerò queste due selezioni italiane. Detto questo, vi saluto, un abbraccio, buon rugby a tutti.